Ha una media di 950 tamponi molecolari e di 300 tamponi antigenici processati al giorno il laboratorio di analisi dell'ospedale Santo Stefano, che deve far fronte anche alle attività non Covid con 827 prelievi esterni e 250 ospedalieri. Numeri importanti dietro ai quali si nasconde un lavoro immenso portato avanti dal personale senza curarsi del calendario e dell'orologio, tanto che i medici validano i referti anche nelle ore notturne in reperibilità. Per raccontare ai nostri telespettatori cosa c'è dietro ogni tampone effettuato, l'Astoscanna Centro ha permesso alle nostre telecamere di entrare in questa realtà che è l'unica dell'area vasta, insieme a Careggi, a funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A guidarci in questo viaggio, nella parte più tecnica del percorso di accertamento del Covid, è il direttore facente funzione del laboratorio Ismaele Fusco, che coordina 10 dirigenti tra medici e biologi e 54 tecnici. Per uscire dall'impasse registrato nella seconda metà di ottobre, quando l'aumento esponenziale dei tamponi e la mancanza di reagenti ha semi-paralizzato il sistema, sono stati raddoppiati i turni di tecnici e dirigenti per i giorni necessari allo smaltimento di ben 2.500 tamponi in arretrato. Abbiamo recuperato potenziando il turno di lavoro sia dei tecnici che dei dirigenti, in pratica abbiamo raddoppiato le presenze e in questo modo in 5 giorni, 6 giorni circa siamo riusciti a recuperare quello che purtroppo era rimasto inevaso. Ora che il peggio è passato, ecco la tempistica di risposta. I test molecolari sono disponibili nelle 24-36 ore, i test antigenici, se sono negativi, anche prima. Può sembrare un'eternità, soprattutto per chi è a casa ad aspettare di sapere se è stato contagiato o no, ma la procedura di processamento è molto complessa. Il tampone che arriva al laboratorio viene prima di tutto sanificato esternamente, poi viene identificato con lettura del codice a barre che traccia l'avvenuto arrivo in laboratorio. Successivamente viene processato, a seconda che sia un test antigenico o un test molecolare, sulle apparecchiature specifiche. Il test molecolare richiede un tempo macchina di circa 4 ore e mezzo, 5. Il test antigenico è più rapido, il tempo macchina è circa 30 minuti. Ma in caso di risultato positivo o dubbio, deve essere comunque confermato in un test molecolare e quindi la tempistica si allunga andando appunto ad avere un altro secondo test. E successivamente i test vengono trasmessi al sistema informativo, il dirigente di guardia o reperibile valida e firma questi test che al momento della firma sono disponibili anche sul fascicolo sanitario elettronico o sulla piattaforma messa a disposizione della regione per gli utenti.